Allora, terminiamo la discussione sugli aspetti, sulle proprietà fisiche dei composti, giusto? Quindi, proprietà fisiche, che cosa vuol dire? Prima di tutto il tipo di interazione che ci sono tra le molecole, giusto o no? L'abbiamo visto. Focalizziamo solo l'attenzione sui nomi, così che è bene che sappiate. Allora, per quanto riguarda i nomi, questo che cosa, le forze di van der Waals, che cosa sono? Sono le interazioni che c'è tra una molecola e l'altra. È chiaro o no? Con questo nome sono escluse che cosa? Le interazioni col legame idrogeno, che è un po' tipo acqua, acido fluoridrico, eccetera, che stanno un po' per conto loro. Capito o no? Quindi l'acqua c'è il legame idrogeno, tutte le altre molecole che tipo di legame hanno? Interazione di van der Waals. È chiaro o no? L'interazione di van der Waals delle molecole come può essere? È interazione dipolo-dipolo, che è lo stesso tipo del legame idrogeno, ma senza l'idrogeno. Chiaro o no? Che fa sì che l'interazione sia ancora più forte. Come si chiama queste forze? Che coinvolgono il legame tra i due dipoli si chiamano forze di Chisholm. Va bene? E in più il legame che c'è tra le molecole non polari e tra di loro, dipolo temporaneo o dipolo indotto, come si chiamano forze di London. Quando cerco di mescolare un solvente polare con un solvente non polare, si chiamano forze di Debye, ma abbiamo visto che si solubilizzano poco. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ci siamo tutti? Poi, che cosa abbiamo? Vi avevo preso l'ultimo disegno è particolarmente, se non l'ha salvato, possibile, no, che deve averlo salvato, eccolo qua. Questo disegno che cosa rappresenta? Da questa parte, nella parte A, voi che cosa avete? Degli alcani, giusto o no? Siamo tutti d'accordo? Alcani. Anche di una certa dimensione, e quindi le forze di van der Waals sono abbastanza forti. È chiaro? Senz'altro avrò un liquido. Domanda, avrò un solido, che cosa vi avevo detto? Che il punto di ebollizione dipende solo dalle forze di legame. È chiaro o no? Ma invece il punto di fusione non dipende solo dalla forza del legame, ma dipende anche da che cosa? Dalla, tra virgolette, impacchettabilità della molecola. Capito o no? Vedete bene da questo disegno, le molecole sono tra di loro facilmente impacchettabili? Sì o no? Si incastrano bene una con l'altra. Quindi io direi che è facile il punto di fusione, l'interazione è forte, il punto di fusione, l'interazione è forte, le molecole sono impacchettabili, il punto di fusione sarà alto. È chiaro a tutti o no? Se però voi avete qua delle doppi legami, e il guaio qual è? Che questi doppi legami non sono sempre nella stessa posizione, sempre nello stesso numero, queste molecole che cosa avete? Come saranno? Non sono facilmente impacchettabili. È chiaro o no? Sono molto irregolari. Il punto di fusione di queste come sarà? Decisamente basso, perché sarà difficile obbligare queste molecole a esistere allo stato solido. Avete capito questo concetto? Sì o no? Chiaro? Benissimo. Apro una piccola parentesi di tipo storico, parliamoci chiaro. Sapete tutti cos'è la margarina? Lo sapete o no? Ed è un sottoprodotto del burro. È chiaro? Il burro funziona molto meglio. La margarina si può usare come burro, ma è più scadente. E ovviamente costa di meno, molto di meno. Nei periodi, per esempio, nei periodi bellici, chiaramente il burro scarseggia, e allora si è cercato qualcosa che lo periodo di carestia, mi sembra ovvio, si è cercato qualcosa che sostituisse la produzione di burro. È chiaro? Ci sono gli oli vegetali. Gli oli vegetali sono delle molecole che hanno una struttura di questo tipo, ci saranno anche dei gruppi acidi, ma cose di questo tipo, e sono tutti liquidi. Capito o no? Se io prendo questi oli vegetali e li sottopongo a un processo di idrogenazione,
non l'abbiamo visto, ma mi sembra ovvio, cioè aggiungo dell'idrogeno, l'idrogeno sostituisce i doppi legami e ho tutti dei legami semplici, che cosa ottengo? Ottengo questo tipo di molecola e chiaramente questo tipo non cambia solo la molecola quando io ho questo processo, ma cambia anche lo stato fisico. Passo da un liquido a un solido che è appunto la margarina. Capito sì o no? Chiaro? Una piccola parentesi di marketing. C'era, non dirò il nome, ma ci fu qualche annetto fa un noto produttore di panettoni e cambiano il direttore responsabile della produzione, arriva una volpe proprio in tutti i sensi, e sostituisce la cottura del panettone con, invece col burro, con la margarita che costa di meno. Quell'anno ci hanno risparmiato parecchio, però questo qui ha fatto sì che il panettone fosse scaduto e l'anno dopo ci hanno rimesso per un po' di tempo. Hanno deciso di rimettere la cottura al burro, ma prima di riprendere la quota che avevano perso del tempo nel passato. È chiaro? Quindi non è detto che quando uno risparmia, magari risparmia su un momento, ma poi a lungo andare non risparmia più. Chiaro? Se abbiamo capito questo, adesso io mi concentrerei ancora, visto che devo parlare delle proprietà fisiche, io mi concentrerei ancora su alcuni esempi. Questo è il benzene, l'avete visto? Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ci siamo? E il benzene viene ampiamente utilizzato nell'industria della chimica organica e non solo, ma vengono utilizzati ampiamente i suoi derivati. Il primo derivato, qual è il benzene a cui avete come sostituente un toluene o un metile, scusate, si chiama toluene, e posso anche agganciare due metili. Chiaro o no? Imparate adesso tre termini. I tre termini che dovete assolutamente sapere, se voi avete il benzene, qui non è stato fatto il simbolo dell'aromaticità, ma mi sembra che sia ovvio, voi che cosa avete? Sei idrogeni sono tutti equivalenti. È chiaro o no? Se invece agganciate un sostituente, chiaramente le posizioni non sono più equivalenti. Chiaro? Teniamo fissa questa posizione. Rispetto a questa posizione, se si aggancia in quella immediatamente vicino a destra, ma se fosse sulla sinistra è la stessa cosa, quindi questa posizione, se la numerazione dovrebbe partire dal sostituente. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Dovrebbe andare verso il sostituente più basso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posizione 2, la posizione 6, come si chiama? Dovete assolutamente ricordarlo. Si chiama posizione orto, capito bene o no? La posizione come questa, 3, sia da questa parte sia da questa parte, si chiama, quindi sia la 3 sia la 5, si chiama, meta, chiaro? E l'unica posizione che c'è opposta si chiama para, capito? Orto, meta, para, meta, orto. Capito sì o no? Infatti vedete che qui il nome, quando ci sono due metili, questo il nome ritenuto è xilene, questo diventa metaxilene, ortoxilene e paraxilene. Avete capito bene o no? Sì o no? Allora, cominciamo a valutare come cambierà il punto di ebollizione passando dal benzene agli altri tre. Allora, chiaramente il punto di ebollizione tenderà a crescere. La molecola come cambia passando dal benzene a queste molecole? Aumenta, diventa più pesante. Aumenta e l'interazione, la forza di Van der Waals associata a queste molecole sarà più intensa. È chiaro o no? Sì o no? Il punto di ebollizione come cambierà invece? Secondo voi come cambierà? Ci sarà una notevole differenza tra il benzene e questi, perché il benzene com'è? Decisamente simmetrico, giusto o no? Il toluene non è così simmetrico. In più, se dovessi valutare la simmetria, l'orto e il meta sono più asimmetrici rispetto al para. Capito o no? È chiaro? Sotto ci sono scritti i vari punti di ebollizione, eccetera, ma come al solito la cosa migliore qual è? Analizzare
analizzare la un grafico, giusto? Allora, voi avete la fusione, quando voi avete il benzene, la fusione, come vi dicevo, la temperatura di fusione è abbastanza alta, solidifica perché l'interazione è forte. Di più, muoviti, dove? Più avanti, dove? E l'interazione è forte. Chiaro o no? Il toluene, che è irregolare, ha chiaramente un abbassamento della temperatura di fusione, è più difficilmente impacchettabile. Gli altri tre come sono? Beh, guardiamo bene questa sequenza. Gli altri tre sono un pochino più, l'interazione è un po' più forte rispetto al toluene, infatti la temperatura di fusione aumenta. Mi seguite sì o no? Ma il para è decisamente più regolare, come simmetria, c'è un piano di simmetria rispetto alla molecola, e quindi ci guadagna nel suo punto di fusione. Gli altri due invece, che sono più irregolari, continuano ad avere un punto di fusione più basso. Avete capito bene sì o no? È chiaro? Esaminiamo questa parte. Questa parte invece a che cosa è riferita? È riferita a molecole di questo tipo. Quindi voi avete un sostituente più lungo, lo vedete bene, non avete solo un metile sostituito. Il nome quale sarà? La catena base chiaramente il benzene, etilbenzene. La numerazione no, ovviamente non si mette, perché questa si considera la posizione 1, giusto o no? Qui invece avete un etilene, ma vi ricordo che il sostituente, se c'è l'etilene, si chiama, non si chiama etenil, etene si chiama vinil, in pratica se c'è il doppio legame formato con solo due atomi di carbonio e basta, e qui invece avete un etinil, benzene, è chiaro? Allora, se voi avete, piccola curiosità, perché etinil, benzene, vi sembra ovvio, avete un etino come sostituente diventa etinil, giusto? Però come potrebbe essere? Potrei prendere, qui è un po' de gustibus, come catena base l'acetilene, quindi diventa acetilene, e il benzene, ve lo ricordate, se adesso è l'ultima volta che te lo dico, chiaro? No, tu devi venire avanti e stare bene in mezzo. Ho detto, è l'ultimo. Quindi, se noi abbiamo questa situazione, io che cosa potrei avere? Questo è un acetilene, il sostituente, il benzene come sostituente si chiama fenile. Capito o no? Quindi ho tutte e due le possibilità, fenile acetilene oppure etinil benzene. Chiaro? Come cambia l'interazione di Van der Waals? L'interazione di Van der Waals cresce sia con le dimensioni della molecola, ma i doppi e i tripli legami sono più polarizzabili. Quindi se questa molecola anche è leggermente più leggera rispetto a questa, perché questa molecola che cosa possiede? Due idrogeni in meno, giusto? E questa che cosa possiede? Ci sarà solo un idrogeno rispetto ai cinque che ci sono qua, giusto? Peso molecolare cambia, e diminuendo il peso molecolare, che cosa dovrebbe succedere? L'interazione di Van der Waals diminuisce, ma cambia di poco. Chiaro sì o no? In compenso ciò dei doppi e dei tripli legami, che sono più polarizzabili, e rendono l'interazione di Van der Waals decisamente più intensa. È chiaro? Vediamo quello che vi stavo dicendo. Naturalmente qualche volta si può, verificare, vedete che se io ho il legame semplice, ho il punto di fusione più basso, con i doppi e i tripli legami il punto di fusione aumenta. È chiaro o no? A questo punto voi potreste dirmi, dovrebbe crescere ancora di più se c'è il triplo legame. Ci sono anche delle cose irregolari che non sono facilmente spiegabili. Avete capito? L'unica cosa che potete osservare e capire da questo grafico qual è? Se io non ho dei doppi legami, se ci sono dei doppi o dei tripli legami, il doppio e il triplo legame è più facilmente polarizzabile. Vi ricordate che nelle formule che abbiamo visto, che cosa subentrava? Un termine
c'erano i dipoli come venivano indicati con la lettera greca mu, chiaro o no? Quello, la lettera greca mu, a che cosa era riferita? Ai dipoli permanenti, è chiaro o no? I dipoli invece temporanei come venivano indicati? Il dipolo temporaneo veniva indicato con una lettera, una costante per alfa, chiaro o no? Alfa che cosa è? La polarizzabilità, più la molecola è polarizzabile, più il dipolo indotto o temporaneo tende a crescere, chiaro sì o no? Se i dipoli crescono, l'interazione tra le molecole diventa più intensa. Avete capito bene sì o no? Chiaro? Quindi, un'altra domanda che senz'altro io potrei chiedervi che discuteste, che possiate discutere, fra i vari derivati del benzene, come cambia il punto di ebollizione e come cambia il punto di fusione. È chiaro a tutti o no? Capito? Notate, come vi stavo dicendo, che per quanto riguarda la temperatura di ebollizione, allora, anche qui, temperatura di ebollizione, questa oserei dire, essendo, come vi stavo dicendo, più simmetrica, e la forza, qui scusate, le temperature di ebollizione qui crescono, perché crescono? Perché le molecole sono con un'interazione di Van der Waals più forte. Capito sì o no? Invece i punti di fusione, a causa dell'impacchettabilità, diminuiscono e cambiano, come vi ho indicato qua sotto. Ci sono domande? Sì o no? Benissimo. Questo conclude tutta la discussione che io vi ho fatto per quanto riguarda le proprietà fisiche. Naturalmente tutte queste discussioni le trovate anche sul vostro libro di testo. Ok? Adesso, prima di entrare ancora allo studio delle famiglie, dobbiamo vedere attentamente un altro aspetto, e cioè le conformazioni che hanno le molecole. È chiaro? Per vedere le conformazioni, vediamo di chiarire cosa sono le conformazioni. Le conformazioni sono differenti dalle configurazioni. È chiaro? Le conformazioni sono dovute al fatto che quando voi avete tutte le volte che voi avete un legame semplice, attorno al legame semplice voi potete avere che cosa? La rotazione delle molecole. È chiaro a tutti o no? Capito? E allora che cosa succede? Queste si chiamano formule di proiezione, se non sbaglio, di Fischer. Ok? Immaginate di avere una molecola molto semplice, questa qua, una molecola di butano. È chiaro? E immaginiamo di studiare questa molecola lungo l'asse che coinvolge l'atomo di carbonio 2 e l'atomo di carbonio 3. Chiaro sì o no? Se io le guardo, osservo questa molecola lungo questo asse, mi sembra chiaro che il risultato della formula, della visione proiettiva, non potrà essere che questo. Però che cosa vi ho detto? Che questo legame è un legame semplice, giusto? Se è un legame semplice, due pezzi che cosa possono fare? Chiaramente possono ruotare. Se possono ruotare in base agli angoli, la situazione sarà energeticamente differente. Se voi avete una rotazione, vedete che qui vi mostro la rotazione come avviene. Allora, qui io sposto, vedete, io ho tenuto fermo un pezzo e vuoto l'altro pezzo in modo migliore per capire che cosa succede con la rotazione. Lo capite quello che... o no? Ci siamo tutti? Sì o no? Benissimo. Allora, che cosa vedete? Voi avete essenzialmente, esaminando l'energia potenziale, due possibilità. Poi, chiaramente, ci sono tutte quelle intermedie. Le due possibilità sono la prima possibilità, cosiddetta eclissata, cioè quando i doppi legami sono in proiezione coincidenti. Lo vedete bene o no? È chiaro? Questa situazione è energeticamente sfavorita. Ricordiamoci il nome, questa posizione come si chiama? Eclissata, giusto?
eclissata, quando è che ci sono le eclissi? Quando, per esempio, c'è il Sole e la Terra e la Luna si mette in mezzo. Chiaro o no? Capito? E sono proprio allineati Sole, Luna e Terra. Qui che cosa sono allineati? I legami i legami idrogeno-carbonio-idrogeno. Chiaro a tutti o no? Perché l'energia è maggiore in questo caso? Perché, ditemelo voi, che cosa c'ho? Bravissima, ingombo sterico. Capito sì o no? La situazione invece che sia più stabile, quindi con energia più bassa, non è proprio questa, perché dovrei riuscire a posizionarmi bene, ma non, in pratica vediamo se riesco a manovrare con sufficiente calma. Quindi diminuiamo ancora un po', troppo. Allora, ecco, beh, non è proprio perfetta. È abbastanza vicina. Questa situazione, vedete bene che cosa possiede? Il valore di energia più basso. Questa conformazione, come si chiama? Sfalsata, ve l'avevo già detto, vi avevo già fatto vedere tutto il discorsetto. Comunque, come? Benissimo. Quindi ricordatevi i due termini, eclissata e sfalsata. Se la molecola fosse leggermente più complicata, per esempio prendiamo questa molecola, allora, lo vedete bene che la situazione è più variegata. È chiaro, sì o no? Perché la situazione, quindi scusate, la molecola di prima che stavamo analizzando, che molecola era? Era una banale molecola di etano, giusto? Due carboni, il CH3 che ruotano, da uno lo tengo fisso e l'altro lo ruoto. Invece questo è il butano. Esamino il legame che c'è tra il 2 e il 3 e io che cosa posso avere? Ci saranno di nuovo le conformazioni eclissate e ci saranno di nuovo le conformazioni sfalsate. Ci siamo tutti, sì o no? È chiaro? Ma ci sarà una varietà maggiore. Una varietà maggiore che cosa vuol dire? Che questa sarà sfalsata, per esempio, ma non è quella che ha energia più bassa, lo vedete bene qua. Perché non ha energia così bassa? Perché anche se i legami non sono perfettamente allineati, voi che cosa avete? Due CH3 che sono vicini tra di loro. Avete capito sì o no? Invece, se io prendo... se io mi sposto, allora questa, sarà una situazione eclissata, giusto? Sì o no? Però non sarà quella con la massima energia, lo vedete bene qua. Perché non avrà l'energia massima? Perché che cosa sono allineati? CH3 e idrogeni. È chiaro? Quale sarà quella che ha energia più elevata fra le situazioni eclissate? CH3. È chiaro? Quindi ricapitoliamo. Questa, quando l'energia è più alta, che cosa ho? Eclissata e sono direttamente a contatto CH3 con CH3. Giusto o no? Invece, quando io ho questi massimi, che cosa... con questi massimi che cosa si verifica? Saranno eclissate, ma io avrò il legame carbonio CH3 eclissato con un legame carbonio idrogeno. È chiaro sì o no? Invece quelle sfalsate, se i CH3 stanno da parti opposte, come in questo caso, no, non è ancora questa,
ho detto che CH3 devono stare da parti opposte, quindi la situazione è questa qua. Ok, vedete che scusate, no, continuo a non vederlo bene. I CH3 sono, è una eclissata, ma i CH3 sono vicini. Questa struttura si chiama anche gauche. Allora, vediamo di beccare quella che ha meno energia in assoluto. Così lo vedete bene, voi avete il minimo di energia. Avete capito? Quindi, su questo argomento la parte più importante qual è? La discussione inerente, che cosa? L'andamento dell'energia potenziale. Avete capito bene, sì o no? È chiaro? Perfetto. Naturalmente, queste si chiamano conformazioni, sono conformazioni dei cicli aperti. Ci saranno anche, lo vedremo subito, le conformazioni dei cicli chiusi. È chiaro, sì o no? Abbiamo visto qual è, vediamo di studiare qualcosa, naturalmente questi appunti, se volete, ve li do senza problemi. Voi che cosa avete? Quindi avete qui in questi appunti c'è la discussione, mi sembra ovvia. Dicevo, la posizione più stabile in assoluto si chiama anti. Invece le posizioni meno stabili, come si chiamano? Gauche. Chiaro? Capito? Benissimo. Procediamo nello studio degli appunti. Perché queste conformazioni, però, ricordatevi, vedete, qui avete tutti i nomi corretti, come è giusto, e ve li potete studiare tranquillamente. Un ultimo dettaglio, naturalmente ci possono essere delle eccezioni a quello che io vi ho detto. Per esempio, esaminiamo questa molecola si chiama glicole, ok? Un glicole che cosa possiede? Due gruppi OH. Dove si usano i glicoli? Si vede che voi non sapete che cosa sono le automobili. È chiaro? Nel periodo invernale, ma anche estivo si usa, si mette nel radiatore il glicole. È chiaro, il glicole fa sì che all'interno, che l'acqua nel radiatore non ghiacci. E l'antigelo, sì. E perché si usa anche d'estate? Ci importa che non geli l'acqua? L'acqua non deve neanche bollire. È chiaro o no? Ragioniamo solo in base a quello che io vi ho detto sul glicole, quello che io vi ho detto sulle proprietà fisiche. L'interazione tra una molecola di glicole e l'altra sarà un'interazione forte? Esaminate la struttura, il glicole è questo qua. Lasciamo perdere questa linea tratteggiata che spiegherò poi dopo, ma è una cosa da niente. Tra questa molecola e questa molecola di glicole, indipendentemente dalla conformazione, ci sarà una forte interazione? Che cosa io possiedo qua? Ho dei gruppi OH, giusto? Gruppi OH che cosa vuol dire? Che io potrò avere dei legami idrogeno, giusto o no? Non solo, ma ci sono ben due gruppi OH. Questo, se ce ne fosse solo uno, la molecola sarebbe un alcol etilico. Ma invece ne ho due, due si chiama diolo. Diolo è caratteristico del gruppo H. Di, ce ne sono due, diolo o glicole, sono due termini equivalenti. Va bene o no? L'interazione tra questi due sarà molto forte. Se l'interazione è molto forte, come sarà il punto di ebollizione, che è quello che lo scopo per cui io metto l'antigelo nel periodo estivo, come sarà il punto di ebollizione? Molto alto, interazione forte. È chiaro o no? Interazione forte e quindi bolle a una, mi sembra, a occhio il glicole pure, mi sembra che bolla sui 200 gradi. Domanda, esaminate bene la molecola, vi sembra molto simmetrica la molecola? Come sarà il punto di fusione invece? Quando è che congela il glicole? A temperatura molto bassa. Quindi l'antigelo è l'ideale per evitare che ci sia la solidificazione del
liquido nel radiatore d'inverno e l'ebollizione del liquido del radiatore d'estate. Avete capito sì o no? Ma a parte questa breve parentesi, osservate, queste due molecole, oltre ad esserci un'interazione tra un glicolo e l'altro, vedete, qui avete un'interazione, la parola giusta è intramolecolare. Che cosa vuol dire interazione intramolecolare? All'interno della stessa molecola, giusto o no? Un legame idrogeno all'interno della stessa molecola. E questa interazione intramolecolare stabilizza questa struttura. Questa non dovrebbe essere la più stabile in assoluto. La più stabile in assoluto dovrebbe essere anti, dovrebbe essere con l'OH dalla parte opposta. Invece questa, che abbiamo detto che si chiama GOSH, diventa più stabile grazie al fatto che non conta qui tanto l'ingombro sterico, ma conta l'interazione tra i due gruppi OH. Capito bene o no? Comunque, a parte questa eccezione, io spero che abbiate capito come varia l'energia potenziale dovuta alle conformazioni, contano le conformazioni per studiare le singole molecole, cioè contano come reattività, lo vedremo subito, ma non esiste in laboratorio, non posso aprire il laboratorio e dire andare a vedere nel reagentario dove ci sia l'etene, non l'etene, scusate, prendo l'etano e io dico non trovo una bottiglietta dove c'è scritto etano, è un gas, una bombola dove ci sia scritto etano in forma eclissata e dall'altra parte un etano in forma sfalsata. Perché non la trovo? La barriera energetica è molto bassa. La barriera energetica, questi salti, anche qui tra il minimo e il massimo, sono la barriera energetica è relativamente piccola. A temperatura ambiente, vi ricordate, abbiamo visto la curva di distribuzione delle velocità di Maxwell e Boltzmann, tutte le gran parte delle molecole riescono a avere un'energia tale da superare questa barriera energetica. Posso bloccare una molecola in uno stato anti oppure in uno stato soprattutto sì, anti rispetto a una molecola bloccata che si trova in posizione per esempio in questa posizione GOSH? Sì, ma dovrei avere temperature estremamente basse. Se io ho una temperatura molto bassa, la molecola per esempio si trova qua, se volesse cambiare e passare a questa dovrebbe superare questa barriera, ma vi ho detto che la barriera è molto piccola e dovrei avere temperature molto basse perché la molecola possa superare, arrivare e rimanere bloccata nella posizione anti. Avete capito bene sì o no? È chiaro? Quindi queste le conformazioni le dovete sapere perché rientrano nella reattività, ma mi raccomando, non è, se io ho una molecola organica di questo tipo, io posso tranquillamente passare da una conformazione all'altra. Se io però, vi ricordo, ho le configurazioni, queste sono conformazioni, se io ho una configurazione tipo cis o tipo trans, posso passare da una situazione all'altra? Sì o no? Posso passare? Cis o trans? Non guardate questa figura che non c'entra adesso. Vediamo solo un attimo. Allora, no, qui passo subito. Se io ho un trans 2 butene, posso passare nel laboratorio, trovo il trans 2 butene e il cis 2 butene, ci sono le molecole separate, sì o no? Certo che ci sono, perché per passare da una situazione trans a una situazione cis, che cosa dovrei fare? Dovrei rompere il doppio legame, rompere il doppio legame. Vi ricordo, con il legame semplice c'è la rotazione perfetta, chiaro o no? Ma col doppio legame la rotazione è bloccata, capito? E se io voglio ruotare un pezzo e quindi passare, da un pezzo che cosa vuol dire? Passare da una configurazione cis a una configurazione trans, rompere il doppio legame richiede parecchia energia e a temperatura ambiente non c'è questa energia che mi permette di interconvertire i due isomeri geometrici. Avete capito bene o no? Sì o no? Ci siamo? Qui sotto che cosa vedete però?
Vedete che c'è un'altra possibilità. Allora, non guardate trans e cis con riferimento al doppio legame. Io vi ho detto che qui avete la rotazione, giusto o no? Sì o no? Ci siamo tutti? Io vi ho detto, io ho delle situazioni più stabili e ho delle situazioni meno stabili in seguito alla rotazione. Ci siamo? Sì o no? Però ho detto che le conformazioni sono facilmente interscambiabili. Non sempre. Questo è un esempio in cui voi avete che i due pezzi, nonostante ci sia la possibilità di ruotare attorno a questo legame semplice, non sono così facilmente interconvertibili. È chiaro, sì o no? Perché c'è troppo ingombo sterico, ruotando si danno fastidio, eccetera. E allora che cosa posso dire? Che qui posso avere, state attenti, non delle configurazioni cis-trans, ma delle conformazioni cis-trans. È chiaro, sì o no? E per specificare che questo trans è riferito a questo legame semplice, lo vedete? Perché si chiama trans? Questo è il legame. I due pezzi più grossi stanno uno da una parte e uno dall'altra, giusto o no? Parti opposte, che termine si usa? Trans, è chiaro? Ma, visto che questo trans è riferito non a un doppio legame, ma a un legame semplice, si usa il termine, si usa prima di trans S. S starà per legame singolo. È chiaro o no? Un S, un trans o un cis dovuto a un legame singolo e non dovuto a un doppio legame. È chiaro a tutti o no? Per esempio, ci saranno delle reazioni che dovremo vedere, reazioni di Diels-Alder, che coinvolgono questi dieni, questo si chiama diene, due doppi legami con alternati, cioè non distanti. Se i due doppi legami fossero con più di un legame in mezzo, la reattività della molecola, ve lo posso anticipare, è semplicemente la reattività del doppio legame moltiplicata per 2. Capito o no? Ma se voi avete un legame semplice, come in questo caso, questo si chiama diene, anzi, diene alternato, diene vuol dire due doppi legami, ma questo è un diene alternato, è chiaro, e la reattività qui è diversa dalla reattività di due doppi legami, è chiaro sì o no? E delle reazioni di Diels-Alder che vedremo, è importante, le reazioni di Diels-Alder coinvolgono sempre il diene come deve essere, sempre nella situazione meno stabile, CS-CIS, meno stabile ovviamente per l'ingombo sterico. Avete capito bene o no? Sì o no? Benissimo. Io direi che la volta prossima possiamo tranquillamente analizzare le conformazioni dovute ai cicloalcali. Ci sono domande? Benissimo.